la Taranta, la Taranta pinticiata, quindi la Taranta punteggiata di colori. Oh, ve lo sto presentando proprio come prima immagine perché il colore rosso sul suo corpo è stato utilizzato anche come simbolo suo. Quindi spesso le tarantate, se qualcuno di voi ha mai sentito questa vicenda, fanno una cromoterapia, cioè rifiutano il colore oppure lo amano moltissimo. Ed è perché il ragno che immaginano è probabilmente un ragno con i colori. Dunque un colore rosso ci porta immediatamente al colore rosso del ragno che vediamo, che è il Latrodectus tredecinguttatus. Ma non è soltanto questo il ragno implicato nel tarantismo. Noi abbiamo parecchi ragni, ce ne sono più di uno. Ecco, qui abbiamo gli antichi libri che ne portano alcuni. Questo è un libro, guardate, il tarantismo, c'è da fare una premessa, è una tradizione popolare talmente importante da avere circa 700 anni di studi e 3500 saggi, più o meno. Quindi se qualcuno di voi ha l'idea che le tarantate sono una cosa così secondaria, tradizionale, si sbaglia, perché sul tarantismo si sono misurate le più grandi menti, come la mente per esempio del medico Epifanio Ferdinando, oppure del medico Baglivi, Giorgio Baglivi, che era addirittura medico del Papa. E poi Ernesto De Martino, che è il padre fondatore dell'etnomusicologia italiana, Diego Carpitella, il padre fondatore della etnomusicologia italiana. Qualcosa di tarantismo lo troviamo anche in Leonardo. Leonardo scrive che i tarantati hanno il pensiero fisso che non riescono a smuovere, lo stesso Leonardo. E poi ci sono tantissimi altri studiosi, come il grande Kircher, che è uno dei maggiori enciclopedisti del Seicento, che si occupa talmente tanto di tarantismo da mandare due padri, il padre Nicolello e il padre Galliberto, uno a Taranto e uno a Lecce, per fare delle indagini. E poi pubblicherà le sue indagini sui suoi meravigliosi libri del Seicento che noi ancora oggi utilizziamo e cerchiamo di capire. Quindi il tarantismo è qualcosa di estremamente importante, che purtroppo noi però avevamo dimenticato, avevamo messo da parte. A Galatina addirittura tutti quanti, in qualche modo, se c'è qualcuno che di Galatina questa cosa la conoscerà bene, tutti quanti le rifuggivano dal tarantismo, perché se le vedevano arrivare il 28-29 di giugno lì con i carretti, fare tutte delle cose strane che non capivano. E lo stesso feudo di Galatina per tradizione era immune dal tarantismo. Il tarantismo era invece soprattutto presente in località come Nardò, oppure dove c'erano gli iatromusici famosi, cioè i musicisti famosi come Stifani ed altri. Questa breve presentazione per dire che il tarantismo è qualche cosa che ci deve portare ancora oggi alla riflessione, perché non è ancora stato decodificato in tutte le sue valenze. De Martino ha pensato che fosse una tradizione importante, tutta da studiare, però da lasciare al più presto. De Martino pensava che si dovevano studiare le tradizioni popolari per poi abbandonarle e lasciare il posto a una visione della storia molto più nitida, precisa, attuale, contemporanea. Pensava che i simboli del tarantismo fossero delle invenzioni autonome,
in linea con la malattia. Invece il tarantismo, noi oggi possiamo dire, anche per merito di De Martino, con una certa sicurezza, che è una terapia. Ecco, il tarantismo è una terapia. Tant'è vero che è ospite ancora della storia della medicina. Se qualcuno fa, come il Sigerist, il professore a New York, c'è cioè il Sigerist, se qualcuno fa una efficiente storia della medicina, ospita anche il tarantismo. Il tarantismo in qualche modo non può essere ignorato, perché attraverso il tarantismo noi possiamo, innanzitutto dobbiamo cercare di decodificarlo e di capirlo a sufficienza, e poi attraverso il tarantismo possiamo capire tutta la cultura antica, possiamo capire la Grecia, la Magna Grecia, noi stessi. Non vi sembri azzardato quello che sto per dire, perché cercherò anche di dimostrarlo. E allora torniamo a delle immagini, via, ci sono immagini varie, eccetera. Beh, ve ne mostro una un po' impressionante. Questa è il Dorè, che illustra Dante, la storia di Aracne che viene trasformata in ragno nella mitologia. Questo è il Dorè. Ma solo per dire che la cultura del tarantismo è viva anche diciamo, al di fuori della Puglia o del Salento. Ecco, questa è una copertina di un mio libro. Le due tarante che vedete furono disegnate da Schellings, un pittore che arrivò in Italia nel 600. E poi c'è una Italia rovesciata, come si usava allora, e che io ho utilizzato per mostrare appunto come la prospettiva che possiamo utilizzare per capire il tarantismo e la nostra terra può essere veramente invertita rispetto alle prospettive banali con le quali viene considerata la terra più a oriente d'Italia, cioè il Salento. Siamo orientali anche nelle cose che facciamo e nelle cose che viviamo, nella lingua che parliamo. E ci sono tantissime cose da dire. Io penso che prendere coscienza di noi stessi sia veramente importante. Questa è un'altra versione dello stesso ragno di prima. Poi ci sono, ecco, questo qui è l'altro ragno implicato, la Licosa tarentula. E questo fa un po' più di impressione. Licosa tarentula. Ma sono tutti ragni abbastanza innocui. Quello che possono fare è soltanto qualche eritema, qualche leggero eritema. E poi c'è il serpente. Nel tarantismo l'altro animale in gioco è il serpente, la normale sacara, la biscia, oppure addirittura il cane, il morso del cane. Perché quello che conta qui, in questa cultura, ecco perché è così importante, non è la realtà effettiva di un morso reale, non c'è nessun morso reale, sono tutti morsi immaginari che però si servono del verosimile, cioè degli animali che effettivamente esistono nel Salento. Quindi il vero si serve del verosimile. Vedete che la filosofia poi un po' è necessaria anche per capirci qualche cosa, per capirla bene. Filosofia, cioè avere un pensiero che riesce a individuare tutte quante le questioni così come sono realmente. Io ho fatto molte conferenze durante le quali se c'erano dei contadini, mi ricordo una volta ad Acaia, c'erano dei contadini, io dicevo, ma che va dicendo quello là? Ma la Taranto esiste, è vera! Una volta incontrai in treno una signora di Taranto che sembrava colta, eccetera, diceva, no, la Taranto esiste, eccetera, eccetera. Quindi Taranto è molto dentro a questa faccenda. Ma anche la Spagna, esiste un tarantismo spagnolo, anche Napoli, esiste un tarantismo molto interessante nel Cilento, nella zona di Pestum, proprio nella zona di Pestum. E io con mia moglie siamo andati forse 5 o 6 volte a Pestum a vedere gli scavi, a capire
questa meraviglia non solo dei templi, ma anche di questo luogo eccezionale. Per la verità, i tarantati stanno a Capaccio, che è il paese che ospita Pestum, il paese della bassa campagna del Cilento, del meraviglioso Cilento. E insomma, questo per dire che il tarantismo non è un qualche cosa che riguarda la zona di Lecce e basta. No, no, assolutamente. Il tarantismo è mediterraneo. Tracce di tarantismo ci sono anche in Grecia e persino in Provenza. Però le zone più, diciamo, l'epicentro è la Puglia. È proprio la terra d'Otranto. Nei miei studi ho visto che era la terra d'Otranto il luogo maggiormente implicato. Per terra d'Otranto noi intendiamo una regione che già dal 600 circa, al 600 d.C., in periodo bizantino, è nata nel 600 circa e durata fino al 1922 circa. Quindi 13 secoli di terra d'Otranto abbiamo avuto. Poi, durante il periodo fascista, fu realizzata questa cosa strana che si chiama Puglia, che riprendeva la Regio Apulia dei Romani. Quindi noi siamo stati Puglia, Apulia, ma durante il periodo romano. Durante il periodo greco eravamo Iapigia, durante il periodo bizantino siamo diventati terra d'Otranto. E la terra d'Otranto, la città più importante, è stata Lecce. Nonostante si chiami terra d'Otranto, la terra d'Otranto, la parola terra d'Otranto è un omaggio a Otranto. Otranto, la città che si è immolata con i suoi 800 martiri per la custodia delle tradizioni popolari e della religione della nostra terra. E quindi spesso, diciamo, i gestori, i re vari, i normanni che si sono avvicendati, hanno pensato che Terra d'Otranto poteva essere un bel nome per questa terra, perché in qualche modo c'era stato questo episodio straordinario degli 800 martiri di Otranto, questa difesa straordinaria, insomma. Però la Terra d'Otranto finisce col 1922 circa e oggi già ne abbiamo perduto un po' memoria. Parliamo sempre di Puglia, 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 che è importante, per carità, riprende il momento romano, ma il luogo, diciamo, coerente, diciamo, dal punto di vista delle tradizioni e della cultura è la terra d'Otranto, che arrivava più o meno fino all'Alberobello. Non che il tarantismo non ci fosse nella zona della Puglia superiore, diciamo, perché poi troviamo il tarantismo a Bari, dove lo incontra il grande filosofo Berkeley. Berkeley, grande filosofo, uno dei più grandi filosofi al mondo, anche lui parla di tarantismo e viene nel Salento, nella Puglia, per vedere come stanno le cose, con il Grand Tour. Sapete, il Grand Tour era quel viaggio che facevano gli aristocratici della Germania, della Francia, nel periodo più o meno del 700, dell'800, per conoscere la loro antica origine, che era appunto greca e magnogreca. E facevano questo, Goethe per esempio fa il famoso viaggio in Italia, e Berkeley, questo grande, grandissimo filosofo, arriva anche in Puglia e vede dei tarantati a Bari. E poi anche a Foggia ci sono parecchi tarantati, e in Lucania ci sono molti tarantati. La Lucania di oggi, la Basilicata di oggi, era in parte Puglia. Per esempio a Venosa si registrano dei casi veramente molto interessanti di tarantismo. Che cosa succedeva, insomma, con questo tarantismo? Che cos'è il tarantismo? Il tarantismo è il rito terapeutico che viene predisposto per curare quelle persone che si ritengono morsicate dalla mitica Taranta. A un certo punto, delle persone che in qualche modo sono degli emarginati di solito,
no? Delle persone che non hanno avuto successo nella vita, che sono state escluse dalla società, che hanno perduto la loro presenza all'interno della società. Quindi noi quando parliamo di tarantati parliamo sempre di malati, di infermi, non però di infermi talmente, diciamo, sconvolti mentalmente, non di pazzi, ecco, perché non avrebbero più potuto guidare il rito. Invece i tarantati sono, diciamo, delle persone disturbate dal punto di vista psicosociale, emarginati, sconfitti, persone che sono state allontanate dalla società. Il tarantismo diventa un rimedio popolare che tutta la società in qualche modo predispone per riprendersi le persone che sono in qualche modo andate fuori dal consesso sociale. Cioè, il tarantismo è una grande risorsa posseduta soprattutto dalle donne. Erano le donne ad avere la conoscenza del tarantismo, una cultura femminile il tarantismo. Il tamburello, che è uno degli strumenti della terapia, veniva utilizzato da donne quasi sempre. Dice Kurt Sachs, il grande storico della danza e della musica anche, ma della danza in modo particolare, che tra l'altro è stato il professore dello Schneider di cui parlavamo prima, dice Kurt Sachs che il tamburello, il timpanon dei greci, oppure il tamburo a cornice o frame drum per dire la sua diciamo collocazione organologica, il tamburello è uno strumento rituale femminile, sempre femminile, e nel mondo antico veniva messo tra le mani delle dee. In Egitto, a Babilonia, Cibele, la dea Cibele anatolica, oppure in Grecia, o Demetra, la stessa Afrodite abbiamo trovato a Pestum con un tamburello tra le mani. Quindi il tamburello è un attributo femminile. La terapia può venire soltanto dalle donne. Scusi, ma si guarisce? Prego. Sì, si guarisce assolutamente sempre. È ritmica. No, no, la domanda è giusta. Posso? Sì, prego. Allora, credo che sia ritmica perché sì. Queste donne sistematicamente il 29 di... Esatto. Allora, quindi è ritmica. Non si guarisce definitivamente. No, lei ha molta... È ritmica. E lei ha tanta ragione. Io ho fatto il medico della Latina. Bene. Guarda, questo... È ritmica perché queste donne, principalmente donne, sono esasperate da quel tipo di musica, sì. Perché il tamburo è un'esasperazione. No, non esasperate, sono possedute. Possedute prima. No, no, dalla musica. Sì, ma la musica esaspera, perché è ritmica tanto, a me non piace. Io sono un musicofilo, però la musica della taranta e la musica della pizzica sono ripetitive, tanto ripetitive che ammesso che, mentre io stasera ho preso che lei ha sistematicamente detto che si tratta di un eritema locale e non dicono di un veleno, no. Infatti io non mi spiegavo com'è che questo veleno torna ritmicamente, mentre loro mentalmente sono ritmicamente predisposte a questo tipo di musica, infatti volevo farle una domanda, la differenza che c'è tra tarantismo e pizzica? Sì. Certo. Io capisco che chissà quante domande avete. Avrebbe pensato inizialmente a fare una mia prima diciamo chiacchierata. L'escursus è eccezionale. Sì. L'escursus che lei ha fatto grazie. È eccezionale. Grazie. Ma io mi chiedevo, la terapia è una libera terapia liberatoria.
Sì, adesso ne parliamo. La pisca è una terapia dei corteggiamenti. Adesso ne parliamo, adesso ne parliamo. Le cose... Allora, le domande del dottore sono tutte giuste e estremamente interessanti. Però per rispondere veramente a queste domande, occorre in qualche modo prima dare un panorama generale. Una cosa però al dottore dico sicuramente subito, è il ritmo, certo. È talmente importante il ritmo in questo gioco, talmente importante, che tutto nel tarantismo è ritmo. La data del 28 e del 29 è una cadenza immancabile. Le tarantate sono tarantate sempre di altri luoghi, di altri posti, di Nardò, di San Vito Fuori, dei Normanni. Giugno. Che è una data è San Pietro e Paolo, però è la data anche di San Giovanni e di San Vito. E ci sono le danze di San Giovanni e di San Vito e sono tutte collocate intorno al 21 di giugno, quando comincia l'estate, e che è la data del solstizio. Il solstizio è un momento calendariale, un capodanno, tutto ricomincia. Quindi il ritmo serve per poter ricominciare di nuovo. Ritmo è la mestruazione, come prima accennava il dottore, il ritmo è la luna che è collegata con le mestruazioni e che è collegata col tamburello e che è collegato con la donna. Quindi è tutto, ma la donna però non è sottoposta, ma è padrona del ritmo. Questo è il punto. Sì, intanto che la esalisi e la manda in estasi e si dice guarita. Va bene, sì. Accettiamo. No. Dottore, sintetizzato. Perché io, uscendo dall'ospedale una mattina del 29 di giugno di San Pietro e Paolo alle 5 del mattino, incuriosito, sono andato a vedere. Non c'era nessuno. Però alle 5 del mattino ci sono andato anch'io e con la BBC. Ma dipende da quali anni. Con la televisione BBC. Era il 1900, adesso non c'è più nessuno. E sono andato nel 1995. E con la regista Jenny De Jong della BBC. E abbiamo trovato due tarantate. Una l'hanno portata a braccio una vecchietta all'interno, non abbiamo più visto niente. L'altra è sparita. I parenti però, come facevano al tempo di De Martino, hanno minacciato i registi della BBC e proprio li hanno quasi obbligati a scappare. Allora questi avevano tutte le attrezzature e hanno cominciato a correre proprio ad andare lì. Poi noi come tamburellisti di Torre Paduri, alle 11 della mattina circa, quando abbiamo visto proprio che non c'era più nessuno, la regista ci ha fatto fare una performance a noi, la nostra ballerina Monia Saponaro ha fatto la tarantata, alla fine la regista Jenny De Jong si è messa persino a piangere perché è venuta da noi e ci ha detto: avete dato un senso al mio viaggio, perché era venuta per vedere queste cose e le tarantate che aveva incontrato a Galatina in realtà non le avevano potuto offrire delle immagini scenografiche, quelle che lei voleva realizzare. Questo per dire che già negli anni 90 ormai il fenomeno stava dileguando. Per poterlo studiare bene noi dobbiamo ricorrere ai documenti che abbiamo. E io ho immaginato di farvene vedere qualcuno.